Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi faremo la peperonata mollicata, la mia versione naturalmente, un piatto estivo, fresco, veloce, che in mezz'ora, vi assicuro, saremo già a tavola. Gli ingredienti che ci serviranno per la ricetta sono un peperone rosso e uno verde, 2 cucchiai abbondanti di pecorino, 50 g di pane grattugiato, 250 g di pomodorini rossi e gialli che ho sciacquato e tagliato a metà o in 4 parti se troppo grossi, una cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 1,5, dipende dalla grandezza che avete, basilico abbondante, olio, sale e pepe. Spostiamoci ai fornelli, prepariamolo subito che in mezz'ora andiamo tutti a tavola. In questa padella ho aggiunto 3 cucchiai abbondanti di olio d'oliva. È arrivata a temperatura, andiamo ad aggiungere la cipolla e lasciamola rosolare qualche minuto. Se potete cercate di mescolarla spesso così che non bruci, ma si dori solamente. La nostra cipolla è ben dorata e ora ad aggiungere i peperoni. Il pepe tutto attorno. Un pizzico di sale. Diamo una bella mescolata. E ora abbassiamo leggermente il gas tra minimo e alto, a poco moderato. Chiudiamo con il coperchio e lasciamo cuocere bene per circa 15 minuti. Ci vediamo dopo. Un quarto d'ora è passato circa. Naturalmente non ve l'ho detto prima, ma mescolatevi spesso per evitare che si attacchino o che si brucino anche. E ora è arrivato il momento di aggiungere i pomodori. Mescoliamo, lasciamo insaporire bene, richiudiamo il coperchio e facciamo cuocere per circa 10 minuti. In un'altra padella invece aggiungete 2 cucchiai abbondanti di olio d'oliva. L'olio che è arrivato a temperatura andiamo a soffriggere leggermente l'aglio prima e poi andremo a tostare il pan grattato. Lasciamolo dorare qualche secondo e poi è il momento del pan grattato. Aggiungiamolo tutto attorno. Mescoliamo spesso, lasciamo tostare e spegniamo il fuoco. Ecco qua. E anche questo è pronto. La nostra peperonata ha cotto. 15 minuti prima, 10 minuti dopo. Ho controllato se avesse bisogno di più sale e pepe alla fine, anche voi mi raccomando regolatevi sempre a fine cottura. L'ho trasferita in un piatto da portata che utilizzeremo da portare a tavola. Andiamo a finire di condirla con la mollica che abbiamo fatto tostare prima, con l'aglio e l'olio, il pecorino grattugiato. Diamo una generosa mescolata. Questo piatto, vi assicuro, è ottimo per accompagnare della carne, su dei crostini e anche da solo. È veramente buono, sia tiepido, se potete lasciatelo intiepidire un attimo, che anche freddo. Finiamo di decorare dei ciuffi di basilico e noi siamo pronti a gustarcelo. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.